Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked away across USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. Candy came from out on the island. In the back room she was everybody's darling. But she never lost her head. Even when she was given head, she says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go doo 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 doo. Little Joe never once gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side. Tre. Allora ragazzi, ho considerato che qua oltre a lavorarci anche c'è io, quindi insomma riscaldamento, un po' di luce, il water, la pompa dell'acqua per lavare, poi giustamente insomma anche l'aspirapolvere, perché sai che a me piace tenere pulito, qui c'è tanto Alcantara eccetera. Questo per dire che adesso inizia a lavorare, quindi si inizia a consumare di brutto, altrimenti in stand by sto caricando 2,5 ampere ora, ok? Siamo al... aspetta, vedi? No, è un po'... c'hai i riflessi? Perché i riflessi? Non avere i riflessi. Vabbè, magari i riflessi tipo invece che vada a parrucchiera. E siamo al 50%, quindi le due batterie a litio da 100 le avevo belle che mangiate. Buongiorno, signor CP. Oggi, niente, il mio ufficio è così. Un altro giorno dopo. Digli, CP, praticamente abbiamo fatto giovedì. No, no, non è lì il giovedì. No, no, è un giorno, è una cosa, diciamo, astratta di noi esseri umani. Non è una cosa tipo... quando ti dico la pallina, quelle cose che tu cerchi e prendi. No, il giovedì è proprio un'astrazione, una concettualizzazione del tempo che noi abbiamo voluto creare così, perché non sapevamo che cazzo fare. Ne avevamo gli strumenti e abbiamo detto... ma a parte questo è pronto il caffè, eh? Vedi? Quello è un caffè. Ma ciò che interessa a te è capire qua, vieni qua con me, vieni qua col singolo, non vieni qua che guardiamo tutto. Allora, siamo al 44%, quindi per cui, oggi ormai abbiamo detto... giovedì, no? Mi si è un po' ricaricato, sì, diciamo che, vedi, ho 176 ampere. Se ne avessi 200 significava che avevo bruciato due batterie da 100, no? Due, perché ho 400 ampere totali, quindi abbiamo visto che con 200 ampere proprio non ci riesco a stare. Così facendo, effettivamente, ragionandoci un attimo, domani è venerdì. Che è venerdì! Ok, quindi partiamo io e l'Alessia, cioè il weekend di solito o con l'Alessia o da solo o con l'Alessia e Giacomo, vado comunque da qualche parte come tutti gli esseri di sto mondo, no? Quindi lì col DC-DC che carica 30 ampere ora, le batterie si ricaricheranno abbastanza, in più farà anche la somma DC-DC più pannelli, quindi non è che se carica 30 non mi carica più i pannelli, no, fa 30 più gli ampere dei pannelli. Ok, nel caso in cui vada in un posto dove c'è l'area camper gratuita, è lì ovviamente mi attacco al 220 e quindi ci si ricarica anche lì, insomma poco, perché il 220 carica 16 ampere o perlomeno il caricabatterie dei camper carica 16 ampere, quindi insomma secondo me con le 400 ampere, come hai visto, ci si sa giostrare molto bene per avere una casa barra ufficio. Però
non è finita qui, perché hai visto, c'è stato qualche piccolo aiutino dal sole, ok? Vero che per carità non abbiamo finito le 400 ampere, però vediamo quando arriveranno i famosi periodi proprio che i pannelli non caricano, quindi proprio che si vive senza pannelli. Beh, lì è anche facile, basta fare due calcoli. Ti ho detto che consumo 100-120 ampere al giorno, ok? E quindi è chiaro che in 4 giorni brucio tutte e 4 le batterie strassicuro, quindi lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, esatto, non arriverei a venerdì sera. Che è venerdì, non mi rompete i Però lo vedremo nella realtà, visto che ora abbiamo il generatore che carica 70 ampere ora, vedremo la spinta che gli darà il generatore quando arriveranno questi momenti bui. Però anche brutto dire questi momenti bui, cioè sembra quasi che dobbiamo attraversare un altro periodo oscuro, no? Come tu mi insegni, no? Nell'epoca medioevale, no? C'è stato questo periodo oscuro, no? Dell'evoluzione umana. In realtà c'è tuttora, no? Come tu mi insegni, solo che distratti da tutte queste tecnologie, dall'avanzare della scienza, della tecnica, della meccanica, crediamo, no? Di essere super evoluti, però in realtà tutti questi robot, tutti questi smartphone, tutte queste cose ci distraggono dal fatto, cioè dalla capacità di saper osservare che siamo rimasti tali e quali gli stessi ignorantoni, bestie di Satana e pezzenti, come tu mi insegni, senza dignità e senza morale, di un tempo. Bello questo cane! Bello, quanto mi piace questo cane! Questo cane! Mi piace! Questo cane! È un bel cane! Ora! Ok, ti faccio vedere come si fa a impazzire un CP. Guarda che buone queste pape! Lei mi dice, sì, mettimele là. Le pape di Emi, Barbara Bave. Guarda che buone! Vedi, vedi, dice, sì, mettimele là. Guarda, guarda che buone! Annusa, le pape di Emi, vedi le bave? Guarda, 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 lei no che mi scucciola! Vieni, coni, vieni, vai a mangiare le tue ucciughe a scopa, vai a mangiare le tue pape. Sono buone! Ah, vediamo il papometro. Arco cane, si è incastrato là il papometro. Ah, non si vede. Sono buone! Mi, vedi, perché sbatte lì. Non riesce a misurare la bontà delle pape. Ai ai ai. Come far impazzire il CP? Sì, sto ancora lavorando su in teleassistenza. Con le pape di Emi. Quanto buone che sono! Le pape di Emi, tutti i cani razione doppia, vorrebbero le pape di Emi. Quanto buone che sono! Sì, dammele, dammele. Le pape di Emi, sì, dammele, mettile là. Guarda che mi fai i gesti con la testa, dice mettile là, cancaro, mettile là, 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 là. Ok. È fantastico il CP. È fantastico. Per carità di Dio, bisogna stare attenti, fascia in parte che te butta pararia. Quando è pronto veramente ti atterra. Ah, sì, è vero, scusa, giusto. Sono le 8:30, sempre del giovedì, e vediamo cosa sta succedendo. Intanto singano stu e luci, perché tra poco è lamentate, dopo ti assi tutto attaccato. È un lavoretto veloce, non ho il monitor, però comunque c'è l'inverter collegato e anche il telefono sotto carica gli fa da hotspot. In anyway, ho 161 ampere. Beh, direi bene. Cioè, vedi, quando, cioè, con 400 ampere mi faccio tranquillo la settimana stanziale. Sì, perché ho 160, ma mi sono mosso un pochino poco poco e c'è stato un po' di sole, quindi secondo me con 400 ampere e un po' di solino ce la si fa. Il solino è il sole piccolino. Buongiorno Italia, e sì, eccola qua, è arrivata, tagliamo, taglia corto, vai via. Cioè, hai 50.000 canali che ti descrivono la GoPro 10, ti fanno l'unboxing, eccetera. Volevo farglielo fare all'Alexia domani, no? Che sarà la giornata della pioggia, perché partiamo da domani verso mete sconosciute, no? Non è vero, andiamo nel borgo di Pofabro, spoiler. E niente, proveremo la GoPro 10 in modalità giornata uggiosa alla Lucio Battisti. Ma che colore ha una giornata uggiosa?
ok? In quanto sono previste 2 giornate, 3 di pioggia proprio in tutto, tutto il nord Italia. Mi ha detto, vabbè, andiamo a prenderci la pioggia a Pofabro, ce la facciamo in piedi. Basta spoiler! Questo per giustificare il fatto che io già stasera mi apro la GoPro 10 e poi si iniziano direttamente i video con lei. Beh sì, è velocissima, quello sì, bisogna dirlo. Va che roba, guarda. Buongiorno Italia, un piccolo test che volevo fare anche qui nella Jesolo di Alessia. Cioè non sei proprio di Alessia, anche perché sennò avrei tanti sky. Di Alessia nel senso che ci abita e basta. Fortuna che doveva piovere, vabbè, ecco, beccati la GoPro in movimento, per carità, stiamo camminando, adesso salto il pontile, e niente. Credo che la stabilizzazione sia praticamente uguale a quella della 9, leggermente migliore per le mountain bike quando affrontano il terreno disconnesso, quindi le micro vibrazioni. Test interno, questa è la camminata con stabilizzazione alto anziché miglioramento, secondo me dovrebbe bastare già così, insomma adesso vediamo. Vai, sigari!